Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, operazione congiunta di polizia e carabinieri all'Aquila, arrestati tre romeni responsabili dell'assalto a due distributori in città. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Tentato furto aggravato a due distributori di benzina dell'Aquila nelle frazioni di Sant'Elì e Pianola, un'operazione congiunta di polizia e carabinieri che ha portato all'arresto di tre cittadini rumeni di 47 anni, 31 anni e 42 anni, tutti e tre senza fissa dimora e dimoranti tra l'Interland romano e Velletrano. Mancavano pochi minuti alle 3 del mattino quando la sala operativa della questura dell'Aquila la notte scorsa è stata avvisata dell'allarme in corso presso il distributore Solifa Total Erg sulla strada statale 5 bis a Pianola. Un esercizio commerciale già interessato in passato da episodi simili. Immediato l'intervento sul posto che ha permesso di appurare come malfattori avessero poco prima tentato di prelevare contanti all'interno di una delle colonnine self-service tagliandola con un frullino per poi venire disturbati dall'allarme dell'esercizio scattato dopo i primi tentativi di scasso. La questura ha così allertato immediatamente la centrale operativa dei carabinieri per coordinare un intervento congiunto. Dopo un'ora dal primo evento i militari sono stati avvisati da una guardia giurata del danneggiamento di un'altra colonnina self-service, questa volta sempre del distributore Total Erg, ma quello sulla statale 17, località Sant'Elia. Il sopralluogo immediato sul posto ha permesso di capire che i malfattori avevano abbandonato un telefono cellulare lì, una smerigliatrice, due prolunghe, un paio di guanti da lavoro e un disco abrasivo, degli utensili lasciati a terra per fuggire frettolosamente, ancora caldi, segno che l'azione si era verificata soltanto pochi istanti prima. Dopo l'ulteriore segnalazione è stato necessario l'intervento delle pattuglie del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri dell'Aquila, della squadra volanti della questura e della sezione polizia stradale dell'Aquila. Alle 4:20 la pattuglia del nucleo operativo radiomobile ha intercettato lungo la 17 località Bazzano con direzione di Marcia Paganica un furgone cassonato Iveco di colore bianco che non si è fermato all'alta nel tentativo di eludere il controllo. Il mezzo e i suoi tre occupanti sono stati definitivamente bloccati all'altezza dell'ingresso del casello autostradale L'Aquila Est. Carabinieri e polizia sono riusciti così a bloccare i tre individui rendendo vano qualsiasi loro tentativo di fuga a piedi per le zone circostanti approfittando del buio della notte. Sul furgone sottoposto a sequestro, così come l'intero carico, è stato rinvenuto materiale per lo scasso, tra cui cacciaviti, scalpelli, taglierini, tenaglie, dischi flex per il taglio del ferro, un'ascia, un seghetto in ferro, del nastro biadesivo, guanti e torce. Guardando poi i filmati dei sistemi di videosorveglianza dei due esercizi commerciali, i carabinieri e la polizia hanno raccolto elementi che hanno individuato chiaramente le responsabilità di tutti e tre i rumeni in merito ad entrambi i fatti. Andiamo avanti con la cronaca. È di un morto, tre feriti gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Tocco da Casauria in provincia di Pescara. Un Alfa Romeo Giulietta, mentre percorreva via Osservanza, è uscita di strada finendo contro un muretto in pietra che si trovava al margine della carreggiata. Nell'impatto una passeggera, Caterina Pettinella, 26 anni, ha riportato ferite gravi che hanno causato la morte poco dopo i soccorsi. Il conducente della vettura di Tocco e altri due giovani, un 23enne e una ragazza di 26 anni australiani, sono rimasti feriti in modo grave, ricoverati all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. La ragazza è ora nel reparto di rianimazione. Gli accertamenti sono svolti dai carabinieri di Popoli e di Tocco, coordinati dal maggiore Antonio Di Cristofaro. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Alanno e Popoli, i sanitari del 118. Il conducente della Giulietta potrebbe essere denunciato per omicidio colposo e lesioni gravissime. E continuiamo adesso con il nostro telegiornale. Parliamo di prove di fusione per le società pubbliche di gestione dei rifiuti. Oggi a Pescara è stato infatti presentato il progetto Oltre i rifiuti, un workshop nazionale per preparare la fusione delle società pubbliche per la gestione dei rifiuti. Si tratta di Linda Attiva e Ambiente, per realizzare dunque un sistema di impiantistica d'area. Il progetto riguarda 41 comuni. Sentiamo Paolo Renzetti.
Io credo che si tratti di una svolta epocale, perché per la prima volta 41 comuni si mettono insieme per gestire insieme la questione spazzatura. Significa fare un'alleanza fra comunità territoriali al fine di avere una idonea dotazione di impianti. Questo significa che noi investiremo e potenzieremo la raccolta differenziata e saremo in grado di trattarla con impianti di prossimità. Questo significa che il costo complessivo del servizio è destinato a diminuire in capo naturalmente agli utenti finali, che sono i cittadini. Dal 30 giugno è una data per la quale tutti, diciamo, l'iter burocratico per far sì che le due amministrazioni, Città Sant'Angelo e Pescara, possano deliberare, come noi già abbiamo fatto, abbiamo già deliberato in Consiglio Comunale, avvenga e si pongono in essere tutte le carte per superare la burocrazia che è richiesta per giungere alla parola fine. Un bacino si parte dalla provincia di Pescara con, diciamo, queste ambizioni, ma che potrebbero anche andare oltre, perché sappiamo tutti come funziona l'Agir. Si parte da un subambito provinciale, ma con una società interamente pubblica, con un capitale di 4.800.000 euro, si può ambire anche a qualcosa di più. Nel workshop, è un workshop a livello nazionale, quindi siederanno i tecnici che parleranno del futuro dell'impiantistica pubblica nella provincia di Pescara e anche in Abruzzo, e finalmente si inizieranno a porre le basi per far sì che la mano destra sappia quello che fa la mano sinistra, e quindi la politica fa il suo, i tecnici fanno anche la loro parte, ma soprattutto siano supportate dall'impiantistica. Non esiste nessuna indifferenziata, non esiste nessun risparmio da parte dei cittadini se il rifiuto non diventa una risorsa. Io quello che trovo insopportabile è l'idea, il principio quasi, che a guadagnare con la spazzatura siano solo i soggetti privati. Noi vogliamo rivoltare questa idea e dimostrare come anche il sistema pubblico, superando la logica del campanile, mettendosi insieme, è in grado di erogare un servizio di qualità a prezzo più basso, avvalendosi di impianti per il trattamento dei rifiuti. Torna d'attualità la questione dell'accesso e degli stalli all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, riservati ai taxi provenienti da altre città abruzzesi. Il consigliere comunale provinciale di Chieti, Emiliano Vitale, chiede a Regione Abruzzo un intervento urgente che ponga fine ad uno scontro, a volte anche violento, tra tassisti chietini e pescaresi. Sentiamo l'intervista realizzata da Gino Di Tizio. E la questione dei tassi dell'aeroporto Liberi d'Abruzzo non è altro che una controversia che è venuta fuori dal fatto che comunque solo i tassisti di Pescara potessero accedevano anche violentemente per poter effettuare il servizio, mentre quelli di Chieti o anche di altre città, perché esiste una legge nazionale che regolamenta questa distribuzione degli stalli all'interno degli aeroporti. Qualora non ci fosse un accordo fra le varie città e quindi la regione non mettesse fine a questa conflittualità, allora si dovrebbe applicare la legge nazionale, che addirittura prevede che oltre ad alcuni posti riservati ai tassisti di Pescara e ai tassisti di Chieti, ci sono riservati anche ai tassisti del comune dove risiede l'aeroporto, in questo caso San Giovanni Teatino, ma anche di Teramo e L'Aquila, perché è comunque un servizio che dovrebbe essere effettuato in economicità ed è considerevole se il tassista dell'Aquila parte da Pescara e non quello di Chieti, che deve arrivare all'Aquila e tornare indietro. Detto questo, c'è stata sempre un'azione di forza da parte della città di Pescara e dei suoi rappresentanti sindacali che riguardano i tassisti, dove questa battaglia va avanti ormai forse da quasi 10 anni, e dove io stesso, insieme ad altri consiglieri comunali di Chieti, ci trovammo in situazioni anche violente presso l'aeroporto Liberi di Pescara, in cui non volevano, bloccavano letteralmente le macchine dei tassisti teatini. Ora credo che sia il momento di risolverlo, perché se qualora non ci fosse un accordo a livello fra dei comuni e la regione non ponesse fine con un decreto presidenziale che era già stato fatto dal governo Chiodi, ma che poi per un cavillo burocratico, giuridico, perché le convocazioni erano state fatte attraverso telegrammi o raccomandate, è saltato il decreto, è opportuno che si risolva la cosa, perché l'economia e soprattutto la brutta figura che fa l'Abruzzo quando arrivano certi turisti, e io ho assistito a queste scene in cui questi turisti tedeschi o inglesi vengono tirati da una parte o dall'altra, da questo o da quel tassista, credo che non faccia bene né alla città di Pescara, né a quella di Chieti, né all'Abruzzo intero.
Altra vicenda calda, quella delle indennità delle guardie mediche. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, Domenico Pettinari e Pietro Smargiassi, hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa al termine dei lavori della Commissione Salute proprio riguardo le indennità delle guardie mediche. Andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Sara Marcozzi e Domenico Pettinari. Una maggioranza di governo unitamente all'opposizione di centrodestra che approva dolosamente un progetto di legge già sapendo che sarà impugnato perché ha delle lacune e non vuole approvare degli emendamenti del Movimento 5 Stelle solo perché così il governo nazionale del Movimento 5 Stelle sarà costretto ad impugnare una norma che è scritta male, è un atteggiamento di puro sciacallaggio. Il Movimento 5 Stelle da tempo sta portando avanti una battaglia a salvaguardia degli interessi dei medici di continuità assistenziale. Noi abbiamo fatto diverse proposte per cercare di sanare questa situazione. Regione Abruzzo, che prima ha creato il danno, poi sembrava aver cercato di risolvere questo problema presentando una proposta di legge. L'abbiamo letta e la proposta di legge è piena di lacune, è stata fatta proprio a nostro avviso per essere impugnata e osservata ulteriormente, perché non motiva, come richiesto appunto dalla Corte dei Conti, il perché di questa indennità aggiuntiva. E quindi noi, come sempre propositivi, abbiamo presentato due emendamenti per rispondere alle richieste della Corte dei Conti e quindi motivare questa indennità aggiuntiva. Abbiamo presentato questi emendamenti tesi a migliorare e diciamo a blindare la norma. Purtroppo la maggioranza del PD unitamente a Forza Italia li hanno bocciati. Quindi c'è una volontà, un dolo evidentemente ad esporre questa legge a ogni tipo di impugnativa e di osservazione ulteriore. I consiglieri comunali di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pescara Futura e Lega attaccano l'amministrazione comunale parlando della folle stagione estiva dell'amministrazione alessandrina. Andiamo a vedere il perché nel servizio. Antonelli, perché definite la stagione estiva di Pescara organizzata dall'amministrazione comunale folle? Folle per ciò che sta accadendo. Come si fa a non definire folle una giunta che decide di fare il ripascimento sulla riviera, sulla spiaggia, scusate, a giugno, o di riqualificare la riviera sud sempre durante la stagione estiva, o di non preoccuparsi minimamente di recuperare i parcheggi sulla strada parco. Siamo al 12 di giugno, ancora nessuna decisione è stata presa, di lasciare la pista ciclabile di via Muzzi, che era completamente sbagliata, in queste condizioni, un cantiere aperto da due mesi ormai, così come organizzare centinaia di eventi che invece che portare turismo a Pescara crea soltanto problemi ai residenti. Secondo voi cosa non va e cosa bisognava fare e non è stato fatto? Ma la prima cosa che non va è che in questa città non esiste una programmazione turistica commerciale adeguata, ma quello che più fa paura ai cittadini, ai commercianti, agli operatori economici, a noi dell'opposizione, che forse esiste una pianificazione per scoraggiare chi vuole fare commercio, chi vuole fare turismo. Penso che non ci sia un minimo di raziocinio, vuol dire non ci sia un minimo di conoscenza di quelle che sono le reali esigenze della città. Noi riteniamo che Cuzzi, che era l'unico che stava dando qualche segnale di esistenza in vita, politicamente parlando, sta sbagliando tutto, e riteniamo che anche le ultime scelte, quelle di non aprire la strada parco per i parcheggi e pensare un giorno di chiudere il lungomare nord al traffico, pensa che sia anche un'altra trovata folle, senza avere l'esistenza di parcheggi o ad esempio come fa la città di Riccione, che prima ha realizzato migliaia e migliaia di parcheggi sotto il lungomare e poi ha pensato anche di pedonalizzare. Tutto questo non porta un solo turista in più, fa spendere denaro pubblico, centinaia di migliaia di euro, e rende assolutamente complicata la vita dei residenti. Queste tre cose messe insieme non possono che portarci a questa sintesi, che siamo in presenza di una amministrazione folle. Torniamo all'Aquila. Scuola delle Micarelli e Dottrina Cristiana tornano in centro da settembre, seppur scuole private. Per il sindaco Biondi è un segnale importante per la città. Sentiamo. Le prime due scuole a tornare in centro storico sono scuole private, ma è comunque un segnale importante per la città, come dice il sindaco Biondi. A settembre la prima campanella per gli studenti delle Micarelli e della Dottrina Cristiana avrà un sapore di normalità, il ritorno in centro storico. Un passaggio fatto per gradi, dice Biondi, ma è importante comunque cominciare a portare gente. Lo sta facendo il comune con investimenti sulle scuole, il comune che lavora ogni giorno per riportare uffici e banche in centro, come chiesto tra l'altro dai commercianti.
Tra l'altro, il ritorno alla normalità per le Micarelli e la dottrina cristiana significherà liberare anche i MUSP che li avevano ospitati nel doposisma. MUSP che torneranno a disposizione del comune per le direzioni didattiche a seconda delle loro esigenze, ma si stanno studiando anche soluzioni per valutare l'adattabilità a scuole superiori. Ci sono stati nei giorni scorsi degli incontri e dei sopralluoghi tra funzionari della provincia e funzionari del comune. La questione del liceo classico, infatti, ha ricordato anche Biondi, è la più problematica ed è ancora aperta. Siamo quindi disposti a collaborare con la provincia, ha detto. Delle scuole pronte a tornare in centro, l'Istituto Santa Maria degli Angeli, meglio conosciuto come Scuola delle Micarelli, si trova in via Barbara Micarelli, nella zona di Santa Maria di Farfa, ed avrà una nuova viabilità, perché a settembre lì a via Fortebraccio ci saranno i lavori per i sottoservizi. Dunque, l'assessore alla mobilità Carla Mannetti, con i tecnici, ha studiato una viabilità alternativa ad hoc intorno a Santa Maria di Farfa, con i vigili urbani che presidieranno gli orari di ingresso e uscita da scuola. Per la dottrina cristiana a Porta Leone invece non dovrebbero esserci problemi, essendo l'istituto dotato di un parcheggio interno. Nel fine settimana torna la 22esima edizione della vetrina del parco a Montorio al Vomano. Si punterà sul turismo per il rilancio delle aree interne. Tra le novità, una mostra dedicata a Annunziata Scipione e il concerto finale dei Modena City Ramblers. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Torna a Montorio al Vomano la vetrina del parco, ormai da 22 anni laboratorio di confronto per la valorizzazione e tutela del grande patrimonio delle aree protette. La manifestazione, promossa dall'Associazione Culturale Il Chiostro, anche per questa edizione mette in mostra risorse, prodotti, saperi e sapori delle zone interne, continuando l'opera di narrazione del territorio tra arte, natura, gusto e cultura. Per noi questo evento è importantissimo perché può costituire, come possiamo dire, un rilancio di un territorio. Una 3 giorni a Montorio al Vomano, caratterizzata dall'enogastronomia della tradizione, mostre, libri, ricerche, concerti, spettacoli, concluderanno la manifestazione i Modena City Ramblers. La sua prima vetrina del parco. È la mia prima vetrina del parco, sarà la prima uscita pubblica che farò nel mio paese proprio, e sono onorato di questo, sono onorato soprattutto della forza che la mia cittadinanza mi ha dato esprimendola con il voto, e cercherò in tutti i modi di allargare questa vetrina con l'amico Maurizio Di Giosia, presidente del Chiostro, e quindi faremo e lavoreremo insieme bene per allargare questa manifestazione. Partner naturali della vetrina del parco di Montorio al Vomano e il parco Gran Sasso Laga e l'assessorato all'agricoltura della regione Abruzzo. Noi avevamo e abbiamo una ristrutturazione di carabinieri forestali a cavallo, per la prima volta tornano a Montorio, ci sarà una presenza importante che da un punto di vista di immagine non è di poco il momento. Vi invito a vedere i 4 stalloni e i nostri cavalieri, uomini e donne, che al comando del colonnello console saranno presenti e daranno lustro alla manifestazione. A causa dei terremoti e soprattutto della tempesta perfetta, neve, mancanza di energia elettrica, l'agricoltura abruzzese ha avuto un danno di quasi 150 milioni di euro. Abbiamo cercato di stare vicino ai nostri agricoltori e soprattutto gli agricoltori di montagna che già in tempi ordinari sviluppano un'agricoltura eroica, e da questo punto di vista siamo riusciti ad erogare quasi 6 milioni di euro ai nostri allevatori di montagna con contributi specifici, 400 euro a bovino, 60 ad ovino e 20 a suino, e fare in modo soprattutto che le aziende agricole colpite rimanessero in quei territori difficili. Ad oggi nessuna delocalizzazione si è sviluppata e stiamo investendo ulteriormente, poiché abbiamo avuto 46 milioni di euro di piano di sviluppo rurale aggiuntivo post sisma, proprio da destinare ai 23 comuni del cratere e in particolar modo alle aziende che investono e insistono su quei territori. Diramati dal comitato organizzatore i vincitori dell'edizione del premio Rocky Marciano, che si terrà dal 14 al 21 luglio a Ripatiatina, paese di origine del grande pugile abruzzese, ritenuto da molti esperti come il miglior pugile di tutti i tempi, campione
del mondo dei pesi massimi 52-56, è l'unico peso massimo della storia a ritirarsi imbattuto difendendo il titolo per ben 6 volte. Sono state 43 infatti le vittorie per KO ottenute da Rocky Marciano. Il premio va allo sportivo dell'anno, va a Simone De Maggi della Micacci Giulianova, giovane dell'anno Gaia Sabatini di Atletica e poi squadra dell'anno L'Acqua e Sapone, che proprio ieri sera ha conquistato lo scudetto del calcio a 5. Due riconoscimenti andranno alla campionessa di scherma Valentina Vezzali e al pugile Alessia Mesiano. La consegna dei premi si terrà sabato 21 luglio alle ore 21 presso l'antico convento francescano di Ripa Teatina. E questa notizia ci introduce alla pagina dello sport, che iniziamo con la Serie B parlando del Pescara. Dopo circa 3 mesi di assenza, il presidente del Delfino torna ad essere ospite in televisione, lo ha fatto nella trasmissione Replay di Enrico Rocchi, andata in onda ieri sera sulla nostra emittente. Tanti gli argomenti trattati dal patron biancazzurro, alcuni dei quali sintetizzati in questi estratti che andiamo ad ascoltare. C'è una trattativa in corso che sto seguendo io personalmente per la cessione del nostro pacchetto di maggioranza, che è intorno al 70%, è una trattativa ben avviata e con persone molto molto serie. Chiaramente queste situazioni portano via del tempo, noi adesso abbiamo l'imminente scadenza dell'iscrizione al campionato, i miei accordi con i miei interlocutori sono comunque di arrivare, chiaramente se non iscrive la squadra non c'è l'oggetto del contendere, quindi non arriva da nessuna parte, quindi noi andiamo avanti tranquillamente perché Pescara per fortuna e per quello che è stato fatto non ha nessun tipo di problema e si iscriverà regolarmente come ha fatto tutti gli anni, anche con anticipo al prossimo campionato di Serie B. Strada facendo continuerò però il mio lavoro, che è teso a fare quello che dicevo prima, cioè a cercare di, da una parte, di toglierci noi e dall'altra parte di dare al Pescara un futuro ancora migliore, perché è chiaro che se dovesse entrare un gruppo importante le potenzialità di questo club diventerebbero, si possono escludere. Se noi non fossimo partiti da una zavorra pesante, oggi questa società avrebbe la possibilità di avere disponibilità liquide sui conti per quello che abbiamo fatto, però non ha quelle, ma di contro si è tolto i debiti. E trattando la vendita di una società che sulla carta, non sulle chiacchiere, può dimostrare che tra attivo e passivo è inattivo, penso che sia molto più semplice di una società che invece ha delle passività. Oggi il mio gruppo è Pillon allenatore, Repetto direttore tecnico, Luca Leone direttore sportivo. A prescindere dal contratto firmato. A prescindere. Però prima o poi bisognerà ratificare, no, questa situazione. E chi l'ha detto che non è stato già fatto? Allora ci dà la notizia. Allora c'è la notizia. Ripeto, potrebbe alla fine succedere che magari il 30 di giugno, dopo che abbiamo fatto tutte le belle cose, arriva questo gruppo fantastico e dice: signori, di spendere 200.000 euro in più perché abbiamo confermato Pillon e Repetto non ci interessa, ce ne sono tanti di quindi un impegno posso... firmato con il presidente. È un impegno firmato con me che vale molto di più di un contratto. Io amo dire che questa società l'abbiamo salvata dal fallimento 3 volte. La prima volta tutti quanti insieme quando l'abbiamo comprata al tribunale, la seconda volta quando purtroppo è rimasta sulle spalle di pochi, e la terza volta quando non ho voluto vendere. Non sono preoccupato perché, ripeto, io ho grande fiducia nella magistratura e sono convinto che chi legge le carte poi, siccome è il tribunale dell'impresa, queste cose che sto dicendo poi le riscontrerà sulla carta, che noi non è che abbiamo argomentato con le chiacchiere, abbiamo argomentato con i documenti. Quindi non c'è nessuna pericolosità nella gestione di questo attuale consiglio di amministrazione. La cosa che potrebbe succedere, che arriva un amministratore giudiziale, bene, arriva, dovrà fare la gestione della società, se ci sarà bisogno di mettere i soldi, i soci dovranno mettere i soldi, non è che ce la mette l'amministrazione giudiziaria. Quindi la fase operativa andrebbe avanti. A
Assolutamente sì, non c'è nessun tipo di problema, i soci rimarrebbero comunque quelli, la proprietà rimarrebbe quella, nel momento in cui trascorre il periodo di questo amministratore, se dovesse arrivare l'amministratore giudiziario, dopodiché si tornerà sempre ad essere tu il proprietario e tu il socio di minoranza. Andiamo adesso a parlare del Teramo, il mercato stenta ancora a prendere forma, prima c'è da chiudere la gestione del campionato appena concluso e non si sono ancora perse le speranze di ingressi in società che possano dare nuova linfa. Sentiamo Jacopo Forcella. Calma piatta in casa Teramo, in attesa di chiudere, almeno dal punto di vista economico, una stagione, quella appena conclusa, che segnerà ancora un pesante meno nella casella del bilancio. In questi giorni Campitelli, ma non solo, è al lavoro per capire se ci siano margini per eventuali ingressi in società. Nei giorni scorsi infatti è tornato in auge il nome di Gilberto Candeloro, che avrebbe, condizionale d'obbligo, manifestato un interesse tangibile certificato dalla visita di venerdì scorso proprio nel capoluogo aprutino. Impossibile dire se la cosa avrà un seguito concreto, anche perché già nei mesi scorsi si è parlato di una eventuale cessione di una parte minoritaria delle quote di Campitelli e Cimini, senza che poi però seguisse nulla di concreto. Ma se questa è una fase non proprio caldissima di calciomercato, potrebbe esserlo per le trattative societarie. Per quanto riguarda il campo invece, di conseguenza è ancora tutto congelato, anche gli incontri con i giocatori sotto contratto, a partire dai senatori della Rosa, che vorrebbero sedersi al tavolo con la società per valutare quanto il Teramo, ponendo per ipotesi che non ci sarà alcun passaggio di quote, punti ancora su di loro. E se così non dovesse essere, analizzare anche le proposte che sono o potrebbero arrivare, specie per Caidi e Amadio, che allo stato attuale sembrano i due sacrificabili. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Sandro Federico è stato spettatore delle finali primavera. Il diavolo sa che in primis dovrà tenere l'attenzione alta sui giovani, anche delle big. Di ritorno stilerà una relazione che dovrà poi essere sottoposta alla società prima di iniziare a parlare con le squadre titolari dei cartellini per eventuali arrivi che dovranno trovare l'ovvio avallo dell'allenatore Giovanni Zichella. Ma questo è un panorama che potrebbe cambiare presto, perché i contatti, seppur sotto traccia, continuano per allargare la base societaria. Campitelli è interessato a non rimanere l'unico a capo del Teramo, dunque l'unico esposto finanziariamente ad affrontare un torneo dispendioso come quello di terza serie. La visita a Teramo di Candeloro è un indizio, ma non ancora una prova, del fatto che sarà lui ad entrare. Novità potrebbero esserci nei prossimi giorni. Se fossero novità deflagranti, potrebbero rivoluzionare completamente l'estate del diavolo. L'Aquila difficile da vedere così dopo il sisma, ma per i ragazzi dei giovanissimi della Roma e per la bandiera dei giallorossi Picchio d'Esiste è stata una giornata comunque da ricordare, da portare con sé. Lo stadio da Serie B e non da Serie D, dice d'Esisti. Sentiamo il servizio. Per Giancarlo De Sisti, meglio conosciuto come Picchio, in romanesco vuol dire trottola, il torneo Foschi al quale ha preso parte la formazione giovanissimi della Roma con l'Aquila Calcio non è stata la prima volta in città, essendoci passato da militare. Ricordi belli, quelli dell'ex giocatore della Roma e allenatore di calcio, una bella giornata di sport condita anche dalla nostalgia dell'Aquila com'era. Sono andato un po' in giro per l'Aquila, ho visto la realtà, ahimè, ancora nemmeno nel centro storico, ancora un po' troppo ritardata. So per amici aquilani che mi hanno riferito sempre della beltà, della bontà di tutto ciò che rappresentava almeno e quantomeno il centro storico. Adesso vederlo ancora un po' sofferente, peccato, però tutto il resto è bello, come il senso da dare a questa partita. Diciamo che sarà utile a chi ne ha bisogno. Tutti hanno potuto apprezzare lo stadio Gran Sasso, concordi nel dire che è un peccato avere l'Aquila in Serie D. Affascinato anche il tecnico dei giovanissimi della Roma, l'Aquila Calcio, che vive oggi uno dei momenti più bui, che non conosce il suo destino. Però quello che ti lascia una passeggiata della mattina in questi posti dove purtroppo si è stati un po' sfortunati, penso se lo porteranno dietro per sempre, più della partita. I partiti ne faranno tante di cose così importanti anche a livello culturale, sono poche le possibilità che si hanno per effettuarle.
Bello, la prima cosa che ho detto, il Manto Erboso, purtroppo l'anno scorso ho perso la finale del titolo italiano al Mamuzzi, è uguale, stesso campo, stesso Manto Erboso, la cornice non è da D come Domodossola ma è da B come Bologna, uno stadio del genere. L'Acqua e Sapone, campione d'Italia di futsal, la squadra allenata da Perez. Infatti ieri sera Bassano ha vinto gara 5 contro la Luparense per 2-4 e si è aggiudicata dunque il titolo, spodestando proprio quei veneti che nel 2014 si imposero nella gara decisiva di Montesilvano. Peraltro l'Acqua e Sapone compie un'impresa doppia, visto che con l'affermazione del Palasind di ieri sera c'entra l'accoppiata campionata Coppa Italia riuscita l'ultima volta 10 anni fa proprio alla Luparense. I nerazzurri, dopo aver mancato il match point in gara 4 tra le mura amiche del Pala Giovanni Paolo II, si sono rifatti con gli interessi in trasferta grazie ad una prova super di Bertoni, autore di una doppietta. Le altre reti sono state siglate da Jonas e Calderolli. Per la squadra di Marini invece assegno Rafinha per il momentaneo 1-1 e Borca Blanco, che aveva riaperto il match nel secondo tempo portando le due squadre sul 2-3. Prima del poker dell'Acqua e Sapone a pochi secondi dalla sirena conclusiva. Una serata storica per i nerazzurri, che centrano il primo successo tricolore con il capitano Murillo che alza al cielo di Bassano il trofeo che porterà lo scudetto sul petto della formazione della famiglia Barbarossa. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.